Dai, abbiamo visto ieri le questioni di Bernoulli. Partiamo dal principio. Alcune applicazioni. Abbiamo visto il trasferimento transitorio, poi il sorpasso del TIR, poi cosa avevamo visto? L'effetto del tifone, insomma. L'effetto di esplosione del gas e nient'altro. Oggi continuiamo a vedere le conseguenze o le applicazioni, un po' ciò che si può interpretare utilizzando le equazioni di Bernoulli, sempre per un punto ideale, e la prima cosa che vediamo va deflazione, energia, principio di Torricelli. Prima di avere un contenitore, un recipiente, una cisterna, o meglio, riempita di acqua. E sia S in posizione altezza H e sul foro, sul fondo scusate, mi attacchiamo un foro dove ci sia un buchetto da cui esce l'acqua, quindi l'acqua esce da questa apertura con una certa velocità. Qual è la velocità con cui esce l'acqua? Sempre se il petto in fluido è ideale, senza attrito, eccetera. Ma anche in questo caso si applica il principio di Bernoulli. Consideriamo i due punti che abbiamo visto ieri nel tubo di flusso, stavolta sono la superficie libera dell'acqua e il livello dell'apertura. Allora, questo chiamiamo il punto 1 e questo è il punto 2. In 1 ho pressione più rho di h più mezzo rho di la seconda. Scrivo qua. P1 più rho di h rispetto al livello del buco più un mezzo rho di la seconda, uno, è uguale a la pressione nel punto dove l'acqua esce più rho g h, e questo è 0 perché misuriamo la quota rispetto a questo livello, quindi questo posto è lo 0 più un mezzo la densità del fluido per la velocità in 2, velocità di uscita è 4. Ora, in tutti e due i punti, sia in 1 che in 2, la pressione su questo foro, la pressione che agisce è quella atmosferica, perché se l'istante in cui io apro il buco c'è solo aria, quindi le due pressioni più 1 e più 2 sono entrambe un'atmosfera, quindi posso semplificarle, mentre questa era già 0. Quindi mi ritrovo con a sinistra rho g h e v1, non si vede, e poi a destra ho 0 e un mezzo rho V2 alla seconda. Riscrivo in un'altra foglia. Abbiamo rho GH più un mezzo rho V2 alla seconda.
seconda è uguale a mezzo ρ di 2 al quadrato, di 2 è la velocità di uscita. Posso dividere tutto per la densità, che c'è in tutti i termini, e moltiplicare per 2 e mi ritrovo che la velocità con cui esce l'acqua al quadrato vale la velocità con cui scende, con cui si abbassa il livello della dell'acqua nel contenitore, nella cisterna, più 2 volte G per H. Se l'area della cisterna, come quasi sempre succede, è molto più grande dell'area del foro, allora per l'equazione di continuità la velocità con cui scende il livello dell'acqua è circa 0, se si abbassa molto lentamente. In questo limite la velocità con cui esce l'acqua vale la radice quadrata di 2 volte. Questa non dovrebbe aggiungervi nuova, anzi, la cosa notevole è il fatto che è la stessa relazione che avrei se considerassi le singole particelle di acqua o di liquido in caduta libera. Nel suo tempo abbiamo già visto che se ho un oggetto, qualsiasi massa lo lascio cadere, quando si abbassa di una quota H, aumenta di una velocità con questa relazione. Quindi è la stessa legge che avrei se la caduta libera. Okay. Solo che qui nel contesto di cui prende il nome di equazione di Torricelli. Okay. Se il rapporto tra le due superfici della cisterna e del foro non è molto a sfavore del foro, cioè se l'apertura diventa considerevole, allora non posso più prendere per zero questo. Okay. Se ho la cisterna di prima e qui avere un foro orizzontale o un foro che manda l'acqua verso l'alto, questo è il livello di acqua, qui esce, c'è il getto di acqua, fino a che quota raggiunge il getto dell'acqua? Fin dove arriva il mio getto d'acqua? Fino alla quota dell'acqua. Uguale, più piccolo o più alto? Che offre, che dice più uguale? 1, 2, che dice più basso? Nessuno che dice più alto? Possiamo fare un esperimento virtuale, se trovo quello che mi serve, sì, eccolo qua. Prendiamo l'osservatore osservatore, lo riempiamo, mettiamo un tubo flessibile aperto verso l'alto e apriamo il punto. Arriva a quota maggiore. Per quale ragione? Perché la superficie libera del fluido nel serbatoio non ha velocità trascurabile. E quindi, se torniamo alle equazioni di Torricelli, dobbiamo usare questa. E essendo in questo punto a parità di quota, okay, la velocità con cui questa scende, fatto il debito rapporto delle due aree, okay, non è zero. La parità di quota delle cinetiche sarà la stessa. Quindi qui la velocità non è nulla, quindi sale. Se questo fosse molto più grande, adesso molto più lentamente, nel limite in cui la di 1 è 0, allora la quota qui che raggiunge il getto è la stessa. In generale sarà un pochino di più. Devo dire che anche io quando ho visto la simulazione mi sono stupito, poi ho pensato, ecco,
li lascia per quello. Perché tutti i libri su cui guardate lo dice che il gettito arriva alla quota della superficie libera. Questo è vero solo se è in teoria se fosse ferma, ma se fosse ferma anche il gettito d'acqua non ci sarebbe. Un'altra applicazione interessante è non ha un nome particolare, anzi sì, si chiama effetto Venturi. Per gli amici lo spruzzino. Per illustrare questa, siccome io disegno molto male, prendo in prestito una immagine. Avete lo spruzzino, c'è un contenitore di gomma deformabile, contiene aria, con una valvola che permette l'aria solo di entrare e non di uscire dall'apertura esterna. L'aria quando si schiaccia esce solo da qua. Quando schiaccio la pompetta, si mette in moto l'aria sopra questo tubicino che pesca nel liquido contenuto nella boccetta. L'aumentare della velocità fa sì che si abbassa la pressione. Abbassandosi la pressione atmosferica a questo livello è inferiore a quella dentro nel tubo, quindi la pressione atmosferica schiaccia il liquido contenuto nel tubo che risale, richiamato dal fatto che qui c'è pressione più bassa di quella che c'è in condizioni di quiete, dove l'aria non si muove, quindi risale. L'effetto si integra nel tempo, si continua a schiacciare, il liquido continua a salire fino a raggiungere la sommità e viene spruzzato. Effetto Venturi, per gli amici lo spruzzino. Altra conseguenza delle pressioni di Bernoulli. Aumenta la velocità, diminuisce la pressione, quindi il liquido viene richiamato in quel punto. Okay? Un altro effetto importante è chi di voi è mai andato in barca a veglia? La barca a vela è un effetto, questo è l'effetto principale per i dettagli, hanno a che fare con il video. E poi il fatto che l'aria non è un funzionario. Si vede che arrivi il vento da questa parte, questa è la sala della nave, e qui c'è la sezione della vela. La vela è sagomata, è disposta soprattutto in modo tale da far sì che, vedete qui ci sono tutte linee di flusso, linee di corrente. Dove le linee di corrente sono più dense, la velocità è superiore. Dove le linee di corrente sono più diradate, la velocità è più bassa. E qui la vela è sagomata in modo tale che la velocità all'interno della vela sia, qui sono più lente. Questo qui è più veloce, la pressione è inferiore all'esterno, maggiore all'interno e subisce una forza verso l'esterno. C'è un'altra figura che lo mostra. La pressione, qui la via diciamo così, ferma in gabbia l'aria, che invece può aggirare liberamente l'esterno, velocità più grande, velocità più bassa, pressione maggiore, c'è una spinta netta in questa direzione dovuto alla differenza di velocità del vento. Attenzione, l'importanza della deriva. Se la nave, la barca a vela, non avesse la deriva, non potrebbe manovrare. Perché? Perché si sposterebbe solo lungo la direzione della spinta principale, mentre la deriva annulla la componente perpendicolare all'asse di simmetria del battello, dello scafo. Rimane utile solo la spinta parallela alla deriva, cioè la spinta utile è questa freccia.
e quindi in sostanza, poiché riesco, questo è battendo, okay, il vento viene da questa parte, riesco ad andare in questa direzione, quindi per andare, non posso andare esattamente contro vento, però se il vento viene da questa direzione posso eseguire una spezzata, una linea rotta, la rotta letta, e risalire la corrente usando una serie di segmenti in cui lascio la nave, cioè inclino la nave quanto più possibile vicino alla direzione della corrente e del vento, per ormai andarci esattamente conto. Okay. Per questo le barche a vela hanno la deriva sotto, altrimenti non sarebbe possibile manovrare. Molto simile è l'effetto che fa sì che gli aeroplani volino. L'ala è sagomata, e non solo sagomata, sommata, ma anche inclinata, in modo tale che le linee di flusso dell'aria attorno all'ala compiono un percorso maggiore sopra l'ala che non sotto. Quindi per uscire, arrivare nello stesso tempo circa dall'altra parte, significa che la velocità dell'aria sopra l'ala è maggiore. Dove la velocità è maggiore, la pressione è più bassa. Quindi la pressione sopra l'ala è inferiore a quella sotto, per cui io ho una forza netta verso l'alto. La pressione esercita una forza su questa superficie che è inferiore a quella esercitata dalla pressione sulla superficie superiore. Quindi ho una forza netta che in termini aeronautici viene chiamata portanza. Ok? Un'altra figura che mostra. Inferiore, qui l'aria viene da questa parte, questa è più grande, ho una spinta verso l'aria. Questa non è l'unica possibilità, non solo c'è un effetto anche legato all'orientazione dell'ala, perché se ci fosse solo questo fatto non si spiegherebbe il fatto che gli aerei volano anche se sono rovesciati. Quindi specialmente gli aerei militari da caccia possono partire in qualsiasi funzione. La sagomatura inversa viene utilizzata nelle auto di Formula 1 per aumentare l'aderenza al suolo, per evitare che l'auto si trasformi in un aeroplano. La sagomatura è inversa, qui c'è la terra, qui c'è l'auto. L'aria che passa sotto fa un percorso maggiore, qui la velocità è maggiore che in U2, la pressione è più bassa, quindi ho una forza verso il basso che tiene l'auto incollata alla spike. Altrimenti vuol dire un effetto che di solito i piloti non apprezzano. Okay. Volevo mostrarvi questo video su come si studiano i moti dei fluidi. Ci sono delle camere, delle vaste particolari in cui viene fatta scorrere l'acqua, vengono sagomate. Questo è un vecchissimo video dell'Università di Stanford, che è ancora buono, e si infilano dei coloranti, in questo caso li vediamo in bianco, su sfondo nero, che tracciano le linee di flusso. Questo è un caso complicato, mettiamo qualcosa di più semplice. Qui muove la macchina, c'è una vasca, l'acqua viene fatta scorrere in questa direzione, dentro viene messo quello, il vaso, il condotto che ci interessa studiare,
poi viene raccolta la lucetta e vengono fatti dei filmati da sopra. Vedete quello che si vede da sopra, questa è una macchiolina di colore. Vedete che finché qua è lenta, quando viene qua aumenta di velocità e anche un po' si allunga, si deforma. Equazione di continuità. Sezione grande, velocità bassa, sezione piccola, velocità alta. Poi lasciano il fluido che il colorante scorre con in continuazione e viene visualizzata da quella che si chiama la linea di flusso. Questo è un flusso ideale. Quando posso immaginare che il fluido scorra come se fosse disposto lungo dei filamenti o meglio delle lamine, dico che ho un regime di flusso laminare, che vale quando il flusso è, la velocità è abbastanza bassa. Se sale, il flusso diventa turbolento, lo vediamo tra un attimo. Qui ci sono diverse linee, qui si vede, questa è una riga, qui osservate il fatto che questa traccia di colorante all'inizio è verticale, man mano che si avvicina alla strozzatura del vaso si inclina, perché le particelle che sono sopra diventano più veloci di quelle sotto, perché risentono del fatto che la sezione sta calando. Osservate questo sbuffo, non è un caso, tra un attimo ne parliamo. Questo fluido si comporta abbastanza bene come un fluido ideale, perché la velocità vedete rimane costante attraverso tutta la sezione, a patto che la sezione rimanga costante. Se cambia, questo effetto deforma le linee di corrente. Questa invece è la sagoma di un'ala, questa è una sagoma simmetrica. Vedete che il flusso del liquido sopra e sotto è identico. Se invece inclino l'ala, ho quello che si chiama angolo di attacco, che è l'angolo tra il piano di simmetria dell'ala e la linea di corrente. Se inclino l'ala, ecco, vedete che la traccia nera sopra scorre più veloce di quella sotto. Quindi sopra il fluido è più veloce di quello sotto e ha una portanza verso l'alto, solo per il fatto del fluido. Okay, qui ovviamente questo è per illustrare il principio in modo semplice. In realtà la velocità di un aeroplano, 800-900 km/h, fa sì che il flusso sia più complesso di questo, perché vedete che anche con velocità moderatamente basse ho comunque l'insorgere di una turbolenza. Questo aumenta l'effetto di resistenza, però l'effetto di portanza rimane lo stesso. Un altro effetto visivo. Quindi la velocità sale, vedete che dietro questo ostacolo si creano tutti questi vortici e il flusso diventa turbolento, non è più laminare. In quel caso gli effetti della turbolenza sono di aumentare molto la resistenza e sono molto difficili da descrivere in termini analitici. Un altro esempio abbastanza ben illustrato è questo, è abbastanza veloce. Quindi viene colorata in verde la linea di flusso, la sagoma dell'ala inclinata con l'angolo di attacco, sarà una decina di gradi circa. Se l'angolo di attacco diventa troppo grande, cioè se l'aereo vuole salire molto rapidamente, rischia di andare in stallo. Per cui la resistenza, cioè dietro l'ala si creano dei vortici nella turbolenza, la resistenza è molto grande, l'effetto di spinta si riduce, l'aereo si ferma e precipita. Quindi l'angolo di attacco non può superare una certa grandezza. Okay. L'ultima cosa che ci rimane da vedere, ce la facciamo,
è questa. Se ho un tubo in cui scorre un fluido ideale, smetto di mettere delle colonnine, il fluido sale, il livello della colonnina, come se fosse un barometro delle torricelli, mi dà la pressione alla base della colonnina. In un scorrimento ideale tutti i livelli sono identici, perché? Perché se la sezione è la stessa, la velocità è la stessa, la pressione è la stessa e il fluido scorre in modo omogeneo e uniforme. Ma se invece lo facciamo con un fluido reale, non volevo questo, ma questo, no, vedete che il livello, il fluido reale viscoso, diminuisce, perché questo è l'effetto dell'attrito interno, attrito viscoso. Un fluido reale è caratterizzato da il fatto che le molecole, le parcelle di fluido pongono una certa resistenza allo scorrere di una sull'altra, cioè una resistenza di tipo viscoso, non è l'attrito di tipo dinamico di strisciamento, ma gli somiglia, però l'effetto è diverso. Questo come si misura? Beh, se si va a considerare un regime laminare, cioè dove il moto è sufficientemente lento da immaginare che il fluido scorra come se fossero tante pellicole molto sottili l'una sull'altra, immaginate che la pellicola rosa in fondo sia la parete del contenitore del vaso e appoggiamo sul fluido un'altra superficie, lamina uguale a quella del contenitore e spostiamo questa. Per mantenerla in moto con velocità costante ho bisogno di una forza costante che vinca l'attrito, e la forza che mi è necessaria a mantenere questa costante, la velocità costante, è proporzionale a quanto voglio che la superficie lamina sia veloce, all'area della superficie che sto spostando e alla distanza tra la superficie che sposto e la le pareti del condotto. La proporzionalità tra le due, questa è fissa, questa viene spostata da una forza F, qui ho una distanza D, in mezzo ho il liquido che si sposta con velocità via via decrescenti fino ad arrivare a velocità nulla sulle pareti, e la forza necessaria a mantenere questa superficie in moto è proporzionale all'area della superficie, alla velocità che voglio raggiunga il mio fluido, diviso la distanza rispetto alle pareti del fluido per un coefficiente eta, che è il coefficiente di viscosità, che misura diviene F diviso S Pascal, Pascal, eta si misura in Pascal per secondo. Questa è la tecnica con cui si misura il coefficiente d'attrito viscoso. L'effetto dell'attrito viscoso, l'effetto principale, è, l'abbiamo già visto l'altra volta, quello di fare in modo che non è più vero che la velocità sulla sezione è la stessa dappertutto. La velocità cambia. Se ho le particelle in moto, in presenza di attrito, al centro del flusso la velocità è massima e decresce fino ad arrivare a zero quando sono in contatto con la superficie. La velocità al centro è massima, 1,6, e via via decresce. Okay. Vedete, se ho punti allineati, man mano si deformano perché quelli al centro sono più veloci. Quando abbiamo visto
il filmato di prima. Vedete bene che questo sbuffo è proprio legato al fatto che in vicinanza delle pareti si fa sentire l'attrito. E quindi man mano che mi avvicino alle... Qui questo flusso comporta abbastanza bene se sono lontano le pareti. L'attrito è abbastanza trascurabile, però vicino alle pareti, l'attrito con la parete, oltre che l'attrito interno, deforma il tracciante della linea di flusso. Posto che con questa tecnica, cioè misurando la forza, la superficie, la velocità raggiunta dalla piastra e dalla distanza, riesco a derivare il centro d'attrito. E una conseguenza della presenza dell'attrito la vedo per esempio se lascio cadere un pallina, un legno nel fluido. Questa è soggetta a due forze, la forza peso e la forza di attrito viscoso. La forza peso è costante durante tutta la caduta. La forza di attrito viscoso, FB, se la velocità non è molto alta, è una forza che è proporzionale alla velocità e dipende quindi da V, dalle dimensioni della pallina, se è una sfera dipende dal raggio, con una costante che è 6 pi greco volte il raggio, il coefficiente d'attrito e la velocità dell'oggetto in moto. Quindi man mano che la forza peso accelera la pallina mentre cade, la velocità aumenta, la forza viscosa aumenta fin tanto che non bilancia la forza peso. In quel caso, da quel punto in poi, la caduta è a velocità costante. Questa relazione vale per un oggetto sferico. In generale, l'oggetto di forma strana qualsiasi, ho sempre il coefficiente d'attrito, la velocità, una lunghezza L che caratterizza le dimensioni dell'oggetto e una costante K che dipende da come è fatto, dalla forma. Forse detto dipende dalla sagoma dell'oggetto. Ok? Quella relazione nel caso della pallina sferica si chiama formula o legge di Stokes. Se la velocità aumenta, la relazione che lega velocità e forza d'attrito diventa quadratica. Quindi velocità alta, F è viscosa proporzionale a V alla seconda. Questa relazione l'ha studiata già Newton nella seconda metà del secolo. Diventa proporzionale a V alla seconda. Quindi in generale, se vogliamo fare un grafico con la forza d'attrito viscoso e in ordinato fissa la velocità, ho un regime lineare che poi diventa quadratico, più proporzionale a V, più proporzionale a V alla seconda. Questo ci consente di utilizzare il paracadute.
altrimenti non sarebbe possibile. Un paracadute che cos'è? È un oggetto molto ampio che offre la maggiore resistenza all'aria, cioè fa in modo che questa grandezza sia quanto più grande possibile. Non possiamo agire su ETA perché l'aria ha la viscosità che ha, ma possiamo agire su, per esempio, R. Il paracadute deve essere abbastanza grande. Più grande è, più è grande questo coefficiente e più sarà piccola la velocità di regime con cui cade dopo che forza peso e forza di viscosità si sono bilanciate. Ok? Quindi supponiamo di avere un artista che si lancia con un paracadute. Quando la velocità è sufficientemente alta, forza peso e forza di viscosità si bilanciano, quindi ho M e G, massa del paracadutista più paracadute, attenzione, deve essere uguale a 6 y r eta v, velocità finale, velocità di caduta. Quindi la velocità con cui il paracadutista arriva a terra è proporzionale alla sua massa, all'accelerazione di gravità, diviso 6 y r eta. Più grande il paracadute, meno rischio di spappolarsi per terra. Ok? Se, torniamo alla prima casa del fluido, se questa pallina è poco massiccia e molto grande, può intervenire anche a frenare la forza di Archimede. In realtà, in questa equazione, se la pallina, ripeto, è sufficientemente grande e poco massiccia, qua dentro devo aggiungere anche la forza di Archimede, cioè il peso apparente, il peso che viene messo qua dentro sarà ma mg meno la massa spostata dalla pallina, cioè tolto l'effetto di Archimede. Ok? In questo caso ho un moto quanto manca, il moto non è uniformemente accelerato, perché nel tempo che va da quando V è 0 a quando V raggiunge questo valore, l'accelerazione cambia, non è la stessa. Questo se tutto va dritto, forse riusciamo a vedere nel laboratorio prossimamente. Ah, un'altra cosa che ho dimenticato di dire qui è questa. Un altro effetto di Bernoulli è il tiro d'effetto. Tutti i calciatori lo sanno. Se lanciando un pallone lo fate ruotare, questa è l'aria viene da questa parte, il pallone trascina con sé l'aria che gli è attaccata, e se l'aria viene da questa parte e in questo punto il pallone ruota verso sinistra, qui le due velocità si sottraggono, qui l'aria è più lenta. Invece se ruota in senso antiorario, qui le due velocità si sommano, quindi l'aria qui è più veloce, qui la pressione è più bassa perché la velocità è maggiore, e ho una forza trasversale al moto del pallone, cioè questo. E quindi faccio fare il pallone una traiettoria curva, tiro ad effetto. Per avere l'effetto opposto è sufficiente che lo faccia rotolare in senso inverso. Okay. Ultima applicazione, questa servirà nel vostro futuro, è un monito in realtà. Se ho un fluido viscoso che scorre in un vaso, okay, la portata non è più indipendente, cioè non ha più la caratteristica che abbiamo visto prima, ma la pressione cala nel corso del moto, che ho visto le colonnine che diminuiscono. La portata in un fluido viscoso, nel passare da un punto 1 a un punto 2 più avanzato, è legata alla differenza di pressione, quindi affinché c'è scorrimento devo mantenere una differenza di pressione, per la lunghezza del tratto di tubo che considero, diviso
un parametro legato al coefficiente di viscosità, qui 8 pi greco eta, ah pardon, è elevato al denominatore, ho sbagliato, per pi greco è sopra il raggio alla quarta potenza. Questa legge l'ha trovata un medico francese dell'Ottocento, studiando la circolazione sanguigna. Il sangue, mentre scorre le vene, è un fluido viscoso. Se una vena, un condotto, si ostruisce anche di poco, per mantenere la stessa portata, la differenza di pressione prodotta dalla pulsazione cardiaca deve aumentare come la quarta potenza del raggio. Se la vena si dimezza, il cuore deve fare 16 volte più sforzo. Quindi non mangiate troppo grasso. Ci sono domande?